Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come bindare, collegare e configurare la ricevente FlySky FS a 8S. Questa ricevente FlySky è ideale per mini quad di piccole dimensioni. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Il connettore della ricevente ha quattro fili, GND è la terra, VCC è l'alimentazione che deve essere a 5V, IBUS, SBUS e PPM sono i protocolli che possiamo usare per collegare questa A8S al flight controller. Io consiglio di usare questa ricevente con il protocollo IBUS e rimuovere il cavo PPM. Vediamo ora come collegare la A8S al flight controller. Come vedete, ho tagliato il connettore servo e rimosso il filo PPM. Collego il filo GND ad un pad terra, il VCC ad un pad 5V e il cavo segnale nell'RX di una UART libera. Per prima cosa mettiamo la radio in bind mode, premendo il tasto bind e accendendo la radio. Dopo premiamo il tasto bind nella ricevente e colleghiamo il cavo USB per alimentarla. Il LED rosso inizierà a lampeggiare. Spegniamo la radio e la riaccendiamo. Come vedete, il LED rosso rimane sempre acceso. Questo significa che la ricevente è bindata. Con alcuni modelli di flight controller non è possibile alimentare le riceventi tramite USB. In questo caso dovete collegare la batteria LiPo. Dopo aver bindato la ricevente non ci rimane altro che configurarla su Betaflight. Andiamo in port e attiviamo Serial RX nella UART dove abbiamo collegato la A8S, nel mio caso la UART 6. Quindi salviamo. Adesso andiamo in configurazione. Scorriamo verso il basso e in receiver scegliamo Serial Based Receiver. In questo menu a tendina scegliamo IBUS, visto che le radio FlySky usano questo protocollo. Quindi clicchiamo su Save e Reboot. Adesso andiamo sul receiver e proviamo la nostra FlySky. Perfetto, è tutto a posto. Questo era il mio tutorial su come bindare, collegare e configurare la FlySky A8S. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.